Navighiamo verso un iceberg. Verso una piccola cima bianca che si avvicina sempre di più. Ma l'iceberg è sempre stato sotto di noi. Non c'è niente di peggio di un ragazzino. Abbiamo delle cattive notizie sul caso Rifkin. L'impronta prelevata dalla felpa della vittima appartiene a tuo figlio. Deve esserci una spiegazione. Frequentano la stessa scuola, Jacob è nella sua classe. Sì, lo sappiamo. Lynn, avete arrestato mio figlio! Prima di iniziare, voglio chiarire una cosa. Un ragazzo della tua età accusato di omicidio di primo grado è processato come un adulto. Lo giuro, non sono stato io. Noi ti crediamo. Tu hai ammesso che ti trovavi nel parco e un tuo compagno sostiene che avevi un coltello che portavi a scuola ogni tanto. Credo di sì. Dicono che sembra spietato e compiaciuto. Questa storia lo perseguiterà per il resto della sua vita. È solo un malinteso, si risolverà tutto. Ha qualche dubbio sull'innocenza di Jacob? No, certo che no. Dov'è finito il coltello? Quindi mi hai mentito? Lo avrebbe fatto qualunque altro genitore. Non lasceremo tutto in mano a un tribunale. Il mio unico obiettivo è quello di proteggere il nostro figlio. Siamo prigionieri in casa nostra. Ci fingiamo normali. Siamo normali. Oh, tu credi che questo sia normale? Troveremo le risposte da soli. Io so cosa hai fatto! Ma gli avvocati hanno dei paletti. Io non ne ho, non più. Dovete ricordare che ai loro occhi non è solo Jacob a essere colpevole, ma tutti voi. Lei mi ha seguito fino a qui! Questo è compromettente! È una prova! Così gli fai paura! Bene, deve avere paura! Io ho paura! Devo sapere! Voglio la verità! Puoi essere un bravo uomo. Può essere un buon padre. Non c'era una normalità a cui tornare. C'era solo il prima e il dopo.